Abbiamo un consigliere comunale qui che ci sta ascoltando. Proviamo a chiederlo a lei. È la consigliera Alice Ravinale, a cui cedo. Vieni, vieni, devi sederti. Eh sì, perché se no non ti riprendono. Ciao. Ciao Alice. Ciao. Ma grazie intanto per le vostre continue iniziative, ma allora intanto scusatemi, mi scuso soprattutto col professore perché sono arrivata tardi, mi sono persa l'intervento e voi portate avanti battaglie assolutamente cruciali e assolutamente imprescindibili per il nostro futuro. Il referendum, la vostra proposta di deliberazione, come sapete, è stata faticosamente ma infine calendarizzata per la metà di giugno più o meno. Noi, come io ho già fatto presente anche a Mariangela, diciamo, terremo assolutamente il punto sulle proposte che fate, sapendo che SMAT deve restare nella dimensione di società pubblica quale effettivamente è, e sapendo che vanno richiesti ancora ulteriori investimenti, come voi giustamente chiedete, per il contrasto allo spreco idrico, che purtroppo è notevole nei nostri acquedotti. È molto interessante è il tema della formazione, della creazione di una cultura che superi lo stato di utilizzo delle risorse come se fossero infinite, come se si potesse non avere una concezione dell'impatto che noi abbiamo. È qualcosa che noi stiamo chiedendo anche su tanti altri ambiti legati soprattutto alla crisi climatica, e su cui la città potrebbe fare molto. A Bologna, per esempio, l'Assemblea Cittadina sul Clima, che è stato uno esperimento che in tante altre città d'Europa già c'è stata, è sicuramente un modo anche di attivare partecipazione e di trovare soluzioni che vanno incontro a un cambio di cultura e di mentalità non semplice ma assolutamente necessario. E siamo lontani dall'obiettivo, ma pian piano il tema dell'assemblea sul clima e della partecipazione, è stata istituita da poco una delega, vediamo che funzionamento effettivamente avrà, lo continuiamo a portare avanti. Il tema del piano regolatore è fondamentale, ed è fondamentale tanto sulla città, e su questo sapete, ma so che insomma lo state presidiando, che c'è un lavoro in corso, che è un lavoro, quello sì, aperto in qualche modo, stanno venendo fatte, però comunque diciamo che rispetto ad altri frangenti la elaborazione del piano regolatore sta vedendo dei momenti di partecipazione in cui credo sia fondamentale che queste istanze vengano rappresentate al meglio. Ma poi bisognerebbe anche intervenire sulla legge regionale urbanistica, infilando nella legge regionale urbanistica quello che diceva il professor Tartaglia, e quindi la tutela del suolo e dell'acqua è tutela che deve passare da una normativa relativa al consumo di suolo finalmente reale, perché oggi le deroghe, quel principio di fatto resta un principio sulla carta ma non è assolutamente attuato, e da Torino insomma sappiamo bene quali sono le vertenze che oggi contrastano con la questione del consumo di suolo, ma poi soprattutto sulla deimpermeabilizzazione dei suoli, sul recupero di suoli inutilizzati che possano diventare strumenti di resilienza climatica, di mitigazione anche degli effetti della crisi climatica. Da questo punto di vista la questione delle bonifiche che è lo scoglio su cui spesso ci si va a fermare fondamentalmente, credo che sia un'altra questione su cui investimenti maggiori da parte dell'ente più ricco, che è la Regione, potrebbero garantire una velocizzazione di processi e una messa a disposizione di suoli che oggi sono di fatto inutilizzabili. La vicenda Thyssen, su cui voi tanto avete lavorato e su cui
lì fortunatamente anche dal Consiglio Comunale siamo riusciti a fare un lavoro unitario, insomma, che ha portato a un avanzamento è esemplificativa, e credo che anche su questo si debba andare in una direzione in cui si recuperano effettivamente tutte le aree dismesse e si recuperano nell'ottica della deimpermeabilizzazione oppure del loro utilizzo al fine di evitare nuovo consumo di suolo. Io vi ringrazio per questa iniziativa bella in Piazza Libera, come le fate sempre voi. Il 17 giugno ci vediamo in commissione. Noi garantiamo che su questo terremo il vostro punto e cercheremo di fare in modo che anche nella competizione regionale che è in corso la questione della tutela dell'acqua diventi centrale, perché questa è una regione che è da quel punto di vista, insomma, facilitata dalla posizione, ma evidentemente quest'anno viviamo in una fase di grandi piogge, 2 anni fa eravamo in una fase di siccità drammatica e di conseguenza la tutela dell'acqua deve diventare un problema di tutti da affrontare e da affrontare come questione prioritaria. Vi ringrazio.